Segnale News. Nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia di Frosinone su Per Te Online. In questo appuntamento informativo ci occupiamo di cinema. Adesso andrete a capire perché. Lo facciamo con un ospite molto gradito in studio, l'avvocato Federica Paniccia, presente qui. Ben arrivato, avvocato. Ben trovati. Allora, non tanto come avvocato, ma soprattutto anche come produttrice cinematografica. Adesso andremo a capire perché. Partiamo da una data che probabilmente ha segnato la storia dell'impegno cinematografico dell'avvocato Paniccia. 18 aprile 2016, il giorno in cui io compivo 50 anni, l'avvocato Paniccia festeggiava una cosa molto, molto più importante. Praticamente ha vinto il David di Donatello. Esatto, c'è stata questa grandissima sorpresa, perché noi avevamo saputo circa un mese prima del fatto che Essays for Stanley, il documentario che ho prodotto insieme ad Inti Carboni, l'altro mio socio di Kinetica, Alex Infascelli il regista e poi Lock and Valentine, un'altra società cinematografica, abbiamo saputo circa un mese prima che eravamo stati selezionati dal tutto il calderone dei documentari italiani, e quindi eravamo in nomination, eravamo entrati nella cinquina dei migliori cinque documentari italiani. Questo in base ovviamente alla selezione che era stata fatta per i David. Il 18 c'era l'appuntamento con una bellissima cerimonia molto stile hollywoodiano, quest'anno poi ripresa da Sky, quindi hanno fatto le cose veramente molto in grande, però fino all'ultimo, quando Gabriele Salvatore ha aperto la busta per assegnare la statuetta, nessuno di noi pensava che ce l'avremmo fatta. Anche perché avevamo dei competitor di tutto rispetto. Noi eravamo una produzione indipendente, molto giovane, molto piccola, diciamo, e ci trovavamo a scontrarci contro dei grandi big del cinema e non solo. Su questo poi torneremo. Raccontiamo brevemente, perché l'avvocato Paniccia, insomma, frusinate puro sangue, poi sì, se ne va per motivi professionali a Proda a Roma, e da lì comincia questo rapporto, questo amore con il cinema, anche, no? Perché? Innanzitutto perché è la mia passione. Cinema e arte è una delle, secondo me, è una forma di arte che merita rispetto e tutela, e adesso anzi il governo, anche con tutti gli incentivi sulla produzione, con la legislazione sul tax credit, sta riconoscendo e si sta impegnando, quantomeno se non una vera corresponsione di fondi diretti, però di aiuti. Noi siamo un popolo, gli italiani sono, e i sociali soprattutto, sono un popolo di creativi, e l'arte purtroppo... Popolo anche molto legato al cinema. Senza... Molto legato al cinema, abbiamo le nostre tradizioni, vi posso dire che vengono studiate analiticamente a Hollywood, dove anche Robert De Niro, anche lui con matrici italiane, dice: io ho imparato a recitare vedendomi tutti i film da Totò in poi, e quindi insomma sappiamo... Che grandi talenti abbiamo. E poi, insomma, sempre parlato di Bragaglia, De Sica, Mastroianni, Manfredi, insomma. Manfredi, certo, insomma, assolutamente. Tanto per parlavo tutto. Appunto di Totò, sì, perché Bragaglia comunque è stato tra sceneggiatore e regia quello che più ha lavorato molto probabilmente legato, molto a Totò. A Totò. Quindi... Bene, lei arriva a Roma? Io arrivo a Roma ovviamente avendo fatto tutti i miei studi giuridici improntati appunto alla legge e alla risoluzione del contenzioso, ma anche alla prevenzione dello stesso, con un'attività molto incentrata sulla contrattualistica, mi ritrovo a occuparmi di attori, di registi che seguo appunto sia dal punto di vista contrattuale che dal punto di vista giudiziale, qualora poi sorgano delle controversie con delle altre società di produzione. E proprio tra questi miei clienti, amici, rientra Alex Infascelli, già vincitore del David di Donatello nel 2000 con Ulmus Blu, che una volta viene da me e mi dice, con un libro, mi dice: questo libro è una storia meravigliosa, leggilo ti prego, dimmi che cosa ne pensi. E appunto era la storia Stanley Kubrick e me, 30 anni dietro il volante per Stanley Kubrick, edito da Il Saggiatore, la storia di Emilio D'Alessandro,
scritta anche da Filippo Olivieri, che saluto. E io, mano a mano che sfoglio queste pagine, rimango rapita, perché Emilio è un ciociaro, Cassinate. Cassinate anche lui. Cassinate, che negli anni Ragazzi, 60... Ragazzi, che scuola che abbiamo in provincia di Frosinone. Che negli anni 60 decide di lasciare la provincia di Frosinone per recarsi a Londra in cerca di fortuna. E lì inizia la sua peripezia, passando da piccoli lavori, attraversa vari tipi di professionalità, finché si ritrova a fare il meccanico davanti al circuito di Brands Hatch, che era un circuito di Formula 3. E lì, una volta che gli fanno provare una macchina, lascia stupiti tutti per la sua velocità e quindi gli offrono questo ingaggio. Correva con Fittipaldi, insomma stiamo parlando di... A Roma direbbero mica cotica. Esatto, esatto. Ma non siamo ancora però arrivati al bello. Aprite bene le orecchie, ascoltate, questa sembra una favola. Perché Emilio si innamora di un'inglesina, una ragazza, oggi una donna meravigliosa, Jeanette. Si sposano e a un tratto lei è preoccupata, dice: no, tu non puoi continuare a correre, innanzitutto ho paura, poi con le corse non ci sfamiamo la famiglia che si sta per allargare, perché arriva anche la figlia e poi il figlio. E allora lui inizia a trovarsi un lavoro, a lui piaceva guidare, era molto bravo come vetturino per una società privata. E un giorno, anzi una sera, che Londra era coperta dalla neve e nessuno si azzardava a uscire, nel rigido inverno inglese, gli chiedono, il suo capo fa: ma tu te la sentiresti di fare una consegna dall'altra parte di Londra, negli studi cinematografici, di un oggetto? C'è una cosa che bisogna portare. Ma che cos'è? Un animale? Un oggetto? Che cosa? E lui fa: vieni che te lo faccio vedere. E indovinate un po' che cos'era? Cos'era? Il fallo bianco di ceramica utilizzato sul set di Arancia Meccanica. Quindi Emilio rimane sbalordito e fa: questo, e io lo devo mettere nella mia macchina e portarlo attraverso tutta Londra. Allora, vabbè, ci provo. Facciamolo. Datemi però una coperta perché mi vergogno. Sì. Quindi lui dice: la sua macchina era piccola per questo enorme fallo. Alla fine lui trova, lo spinge dentro, riesce a metterlo sul sedile posteriore. Senza immaginare che avrebbe fatto parte della storia del cinema. No, assolutamente, anche perché Emilio era una persona molto semplice. Consegna e il giorno dopo gli danno un'altra consegna da effettuare. Sì. Qualche settimana dopo gli dicono: senti, ma la Hawks Film, ti interesserebbe lavorare per la Hawks Film? Io ho detto: ma per me un datore di lavoro vale l'altro. Ma tu sai chi c'è dietro Hawks Film? No, non lo so, io lavoro per Hawks Film, mi state pagando voi, adesso è il settimanale. Stanley Kubrick, Mr. Kubrick. Ah, Mr. Kubrick. Ma lui non lo conosceva. E qui cominciamo la cosa pesante della storia. Vai. Quindi fa: vabbè, per me, guardate, io ho un problema con l'altra ditta, quindi bisogna pagare una penale se io lascio il contratto. Ah, non vi preoccupate. Oxfam dice: non si preoccupi, ce ne occupiamo noi della sua penale. E così si trova a lavorare per Stanley Kubrick. Come autista? Come? No, inizialmente faceva ancora consegne per la produzione. Dopo qualche settimana la segretaria dice: cioè, Mr. Kubrick che ti vorrebbe conoscere. E lui dice: vabbè, io ho tanto lavoro da fare, quindi adesso appena ho un buco vengo negli uffici per incontrare Mr. Kubrick. E così un giorno dice: domani potrebbe essere la data giusta. Va nella sala di attesa, dopo 5 minuti arriva quest'uomo, lui dice, vestito un po' in una maniera trasandata. E lui pensava che fosse un inserviente. E invece questa persona gli si rivolge e fa: hello, are you Emilio D'Alessandro? Yes. Hi, nice to meet you. I'm Stanley Kubrick. E lui lo guarda. Ma l'ho detto che era una favola. Prego. E io sono Emilio D'Alessandro. E gli dà la mano, senza sapere minimamente chi fosse. E Stanley Kubrick già da lì inizia a far capire un attimo il suo temperamento e la sua dedizione al lavoro, perché gli dice: ma tu sei questa persona qui, e tira fuori un fogliettino di giornale, un ritaglio di giornale, dove appunto c'era il racconto della prima corsa di Emilio sul circuito di Brands Hatch. Sì. Fa: ma tu sei lui? Sì, sono io.
da come abbia potuto trovarlo non si sa, perché all'epoca non ci sono i potenti mezzi, certo, che ci sono oggi e che vediamo anche in questo studio. Quindi Emilio dice: sì, sono io. Ah, e lei guida per strada come guida sul circuito? Lui: assolutamente no. Devo rispettare i limiti di velocità e devo rispettare tante norme, perché altrimenti la mia patente da competizione subisce ovviamente un decremento di punti. Sì. E questa cosa penso che abbia fatto innamorare Stanley Kubrick, perché Stanley Kubrick amava circondarsi di persone, perdonami, dedite. Non ho mai visto così attenti Francesco Ricciardi e Davide De Santis, che stanno un pochettino sognando. Vai, vai. E Stanley Kubrick amava circondarsi da persone affidabili. Lui era un controllore, e infatti, se avrete la possibilità di vedere il nostro documentario, che l'avranno. È nelle sale anche a Nestor, a Frosinone, ovunque in Italia. Poi inviteremo tutti. Assolutamente. Essendo un controllore, ed essendo un perfezionista, doveva avere soltanto persone dedite al lavoro come lui, che quindi rinunciassero ad avere anche la famiglia quando si doveva girare un film. Comunque, insomma, Emilio viene assunto come personal chauffeur di Stanley Kubrick. E lì inizia a cambiare la sua vita, perché Stanley Kubrick, rendendosi conto di che persona era ed è Emilio, lo vuole accanto a sé sempre. Quindi dalla macchina, dal trasporto di tutti gli autisti, da Clockwork Orange fino ad Eyes Wide Shut, dove Emilio è entrato proprio materialmente nel film, perché ci sono dei camei, sì. Stanley l'ha voluto dentro. Emilio si è ritrovato a fare tutto per Kubrick, ad attendere qualsiasi tipo di mansione che lui gli desse, occuparsi delle figlie, occuparsi dei cani, dei gatti e soprattutto anche degli attori. E quindi è cominciata questa favola, no? È cominciata questa favola. È arrivata fino ad oggi. E torniamo ad oggi. Torniamo. Sì. Torniamo a quel famoso The Winner Is del 18 aprile 2016. Ecco, raccontaci un attimo. Cosa è accaduto? Te ne stavi... Anche perché ha avuto una reazione l'avvocato, un modello. Ricordate Benigni quando ha vinto, quando Sofia Loren, Roberto? E lui è stato... Insomma, appena sentita la vittoria, no? Sì. Ha urlato, lei ha urlato. Io ho urlato, infatti nelle registrazioni di Sky che ho tuttora sul mio televisore si sente proprio un urlo dalla platea, perché è stato completamente inaspettato. Ripeto, questa storia è una storia bellissima, perché è un rapporto di lavoro, ma di amicizia, di amore, dove due uomini apparentemente diversi avevano in realtà molto in comune. E la creatività, quindi la parte estetica e geniale dell'uno, sì, veniva compensata dalla solidità terrena che l'altro gli dava, perché sì, altrimenti quest'albero poteva cadere. Quindi la storia era bella, però avevamo anche insomma degli antagonisti di tutto livello. Tra questi anche Walter Veltroni, insomma, esatto, no? Con il suo documentario I bambini sanno. Quindi non ve l'aspettavate? Non ci aspettavamo. Poi c'era Louisiana di Minervini, che era stato a Cannes l'anno scorso. Lì erano tutte produzioni strutturate, c'era il Recinema, c'era l'Istituto Luce, c'erano le grandi realtà produttive italiane. Insomma, per voi già entrare nella cinquina già era un successo. Ma certo, anche adesso noi siamo stati l'unico documentario in cinquina in Nastri d'Argento, in cinquina i Davidi Donatello dove abbiamo vinto, in cinquina i Globi d'Oro dove non abbiamo vinto, ma va bene così. I Globi d'Oro sarebbero i Golden Globe in Italia, il premio della stampa estera. Vorrei ricordare che ovviamente il documentario lo potrete vedere in questi giorni, da diversi giorni, e anche all'interno del Cinema Nestor di Frosinone e in diverse decine di sale nazionali, no? Sì. Quante? Allora, siamo usciti il 30 maggio in 73 sale in tutta Italia. Ora c'è una tiratura più o meno di 15-20 sale al giorno, sì, che girano e che raggiungono comunque capillarmente tutto il territorio. Sì. E voglio dire, anche questo è un risultato non scontato, perché il documentario in Italia non va tanto al cinema. No, però evidentemente sta cambiando qualcosa nel magico mondo del cinema, forse torna a muoversi qualcosa. Sì, anche perché si può fare. Assolutamente. E devo dire che anche Davide Donatello, abbiamo visto il trionfo per esempio di Gig Robot, di lo chiamavano Gig Robot, e anche lì una produzione indipendente, sì, perché Gabriele Menetti ha impiegato
altri 4 anni per cercare chi lo potesse finanziare. Nessuno l'ha finanziato e alla fine si è autofinanziato con un progetto assolutamente coraggioso sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista narrativo al punto di vista produttivo. E c'è qualcosa che cambia, perché se l'Accademia inizia a riconoscere anche il valore delle piccole giovani realtà, questa è veramente linfa vitale per il cinema italiano. Senta un attimo, avvocato, qual è la particolarità della produzione e del racconto in un documentario? Allora, noi innanzitutto abbiamo dovuto dire anche dei no importanti a delle altre società di coproduzione che volevano intervenire sul progetto, ma imponendoci una linea editoriale che noi non condividevamo. Cioè, volevano mettere parecchi soldi per farci comprare i footage dei film di Kubrick. Sì. Perché Emilio è stato al fianco di Kubrick da Arancia Meccanica a Eyes Wide Shut. E quindi loro volevano anche raccontare, perché il nostro documentario è un'intervista a questa persona che è ancora in vita, per fortuna, e gli auguriamo di rimanere con noi per tantissimo tempo, anche perché è una persona unica e meravigliosa. Però comunque sia, al di là delle interviste ci deve essere un visivo, altrimenti la gente, per quanto la storia possa essere interessante, non la tieni seduta quasi 2 ore al cinema. E tutti quanti pensavano a questi footage, mettiamo le scene di Arancia Meccanica, mettiamo Shining, mettiamo quando lui parla di Jack Nicholson, facciamo vedere le... E invece noi da sempre abbiamo deciso di raccontare la storia di Stanley Kubrick, per questo è S is for Stanley e non K sta per Kubrick, attraverso i ricordi di Emilio, perché tutto il nostro documentario ha materiale inedito, fotografico, biglietti, pizzini che Kubrick scriveva ovunque, a macchina oppure a mano, e lasciava ovunque ad Emilio. E quindi raccontiamo la persona Stanley, non il genio. Quindi è molto importante la linea editoriale in un documentario. Sai cosa sto pensando? Penso alle emozioni del cinema, e pensare che un ciociaro abbia messo la firma nella vita professionale, a vario titolo poi, no? È stato un percorso in crescendo, di uno dei geni del cinema mondiale come Stanley Kubrick, è emozionante, evidentemente questa terra, permettetecelo, insomma, ha delle straordinarie risorse, no? Ma allora, quando Emilio è tornato a Cassino, perché i suoi genitori erano anziani, lui erano tanti anni che stava lavorando per Kubrick, rinunciando tutta la sua vita familiare anche. E Emilio è tornato a Cassino, e dopo una settimana che era tornato a Cassino Kubrick ha iniziato a richiamare, fin tanto che Emilio non è tornato a Londra, e anche grazie a Emilio noi abbiamo Eyes Wide Shut, perché Emilio se ne andò la prima volta da Londra per tornare a Cassino e stavano facendo le ricerche per le location di Eyes Wide Shut. Dopo 2 anni, quando è tornato a Londra, lui ha chiesto a Kubrick: ma allora Stanley, come va il tuo film? Oh, no, non l'ho ancora iniziato, se tu mi prometti che torni io lo riprendo. Insomma, una storia assolutamente incredibile. E poi una chicca: Emilio, se andate a casa di Emilio nel suo garage, ha tutti i cimeli di tutte le produzioni, quindi dalla giacca di Kubrick addirittura alle pellicole, anche quello che film ha trasportato per Arancia Meccanica. No. Senta un attimo, avvocato, però è un vero museo, assolutamente tenuto con una cura maniacale, che, come ha detto anche della stampa nazionale, l'attenzione con cui Emilio ha conservato tutti questi cimeli nel suo garage, che veramente potrebbe essere un museo di Kubrick, del genio di Kubrick, è l'attenzione e la cura che si riserva soltanto alle più grandi storie d'amore. Senta, il 18 aprile 2016 cosa ha cambiato nella sua vita? Il 18 aprile 2016 è stato innanzitutto il riconoscimento di un progetto in cui ho sempre creduto, e il mio passaggio dal semplice tra virgolette ruolo legale, che comunque ha strutturato e ha fatto sì che anche la produzione prendesse vita concretamente, nel rispetto ovviamente di tutti i parametri legislativi esistenti,
e invece mi vedesse non soltanto partecipe in quanto avvocato, ma proprio come in prima persona, come produttrice che ha creduto e investito in questa storia, rappresenta un coronamento del percorso iniziato 3 anni fa, quando appunto io in questa storia sono voluta entrare da protagonista. Senta, Roma e l'Italia possono tornare ad essere l'Eldorado del cinema? Sì, sì. E anche la sociaria. Anche la sociaria, assolutamente. No, assolutamente. Dicevo Roma, richiamandoci anche un pochettino alle tradizioni, ovviamente, di Cinecittà come location, insomma. Assolutamente, poi devo dire, non solo Roma, ma anche ringrazio la Film Commission, ringrazio la Regione Lazio che ci hanno sostenuto anche economicamente con dei contributi. E questo è un territorio che ha da offrire moltissimo. Non è un caso che infatti la Regione Lazio e Zingaretti l'anno scorso abbiamo presentato in occasione della Festa del Cinema di Roma, dove noi eravamo comunque nella sezione omaggi al cinema, quindi sì, eravamo già stati selezionati da Antonio Monda, il direttore della Festa del Cinema, in quella bellissima occasione di competizione. E Zingaretti ha presentato il nuovo fondo per lo sviluppo delle coproduzioni internazionali, perché c'è un progetto, abbiamo talent, abbiamo professionalità umane, abbiamo bellezze naturali, abbiamo bellezze artistiche, perché non attirare finanziatori e coproduzioni straniere nel territorio regionale, proprio per incentivare anche con l'arrivo, insomma, di nuova moneta? Assolutamente, è una scommessa e io mi sento assolutamente positiva. Vabbè, insomma, lo vediamo, insomma, dagli occhi dell'avvocato traspare assolutamente quell'ottimismo di cui ha bisogno il cinema, che ci ha dato tante tradizioni, insomma, bisogna solo proseguire sulla scia già, no, indicata dai grandissimi, no? Anche perché abbiamo dei palcoscenici naturali che nessun altro al mondo, insomma. Anche questo conta, no? Nel cinema. Allora, io sono stata a Cannes perché il nostro film... Cioè, volevo dire, in queste ore Richard Gere a Roma per girare. Assolutamente, ma insomma, vengono sempre oltretutto, per esempio, il mio socio Inti Carboni è uno dei più importanti aiuti registi d'Italia. Certo. Lui segue tutte le produzioni hollywoodiane, girato adesso Wonder Woman, giù l'hanno girata tra la Calabria e la Basilicata. Però dico 007 su Spectra, lui è l'aiuto regista di... Oggi stiamo volando altissimi. Grazie all'avvocato, ovviamente, che ci sta raccontando anche tutti questi piccoli retroscena, questi dietro le quinte, ma non solo dal punto di vista proprio logistico, ma anche di storie di vita vissuta, insomma, che sono molto importanti nel cinema, perché poi vediamo una semplice amicizia dà luogo ad una straordinaria storia professionale, no? Sì. Infatti con questo volevo dirvi che questa è l'ultima puntata che conduco, perché chiuse le telecamere comincerò anche io a fare cinema da oggi, ma questa qui è una... Ti scritturiamo. Sì, esatto, l'avvocato già mi ha Preferisci fatto una proposta. Sceneggiatore, ma... oppure sceneggiatore anche... No, che sceneggiatore, davanti alla telecamera, non a fare il pagliaccio. Attore, perfetto, va bene. Mi permetto di scherzare con l'avvocato, perché con grandissima disponibilità e anche con trasporto emotivo ci ha permesso di conoscere un dietro le quinte del cinema mondiale, bisogna del cinema mondiale, dove c'è la straordinaria firma della nostra terra e che voi con grandissimo merito avete deciso di portare a galla, alla luce, no? Sì. E il fatto che il David di Donatello ve l'abbia riconosciuto, insomma, io credo che sia uno dei motivi di maggior orgoglio per voi oggi. Sì, allora Alex Infasciani, il regista, è un genio e sono molto felice che sia tornato a vincere, certo, con questo progetto, nel quale è riuscito a trasfondere proprio tutto il cuore e l'amore di Emilio, che arriva diretto agli spettatori, perché io vi dico che alla fine la gente esce in lacrime, ma non solo qui in Italia, anche all'estero. Ho visto proiezioni al mercato di Berlino dove proprio singhiozzi, perché è una storia commovente, una bellissima storia. E in più, ripeto, anche il poterla raccontare come l'abbiamo voluta raccontare noi, senza utilizzare le scene che erano ovviamente visivamente molto impattanti dei film di Kubrick, sì,
ma utilizzando una linea narrativa personale e assolutamente inedita, è stato per noi, secondo me, l'arma del successo di questo documentario, e per questo un sentitissimo grazie a Lorenzo Poschi e Davide Luchetti, che sono gli altri soci della Lock and Valentine. Ho dato che abbiamo avvisato di questa intervista all'avvocato solo all'ultimo momento, quindi non abbiamo potuto chiederle di portarci qui il David di Donatello, perché altrimenti sarebbe stato ancora più emozionante questa intervista. Però vi posso mandare la foto. Assolutamente, assolutamente. E allora, avvocato, grazie, grazie per averci raccontato questa splendida esperienza. Grazie, grazie per portare il nome della nostra terra, insomma, ad alti livelli, in quello che è la tradizione unica, assolutamente. I sociali sono un popolo, una terra, cioè un popolo e una terra bellissima, e dobbiamo andare avanti e dobbiamo crederci tantissimo. Beh, grazie, grazie ancora all'avvocato Federica Paniccia per la sua presenza. Io me ne vado con lei a fare cinema. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra poco. Segnale News.